Buongiorno amici, oggi faremo una pasta frolla a cacao ripiena di cioccolato fondente ed è buonissima. Per la pasta frolla a cacao occorrono 30 g di cacao amaro, 200 g di zucchero, 130 g di zucchero a velo, 100 g di mandorle in polvere. 300 g di farina 00, un pizzico di sale, vanillina e un uovo. Per la crema al cioccolato occorrono 300 g di panna, 120 g di latte, 300 g di cioccolato fondente, un uovo, 40 g di zucchero e 40 g di burro. Pasta frolla a cacao la mettiamo in frigorifero a riposare un paio d'ore, dopodiché prendiamo una tettiera di 24 cm e gli stendiamo di sopra la pasta frolla. La bucherelliamo con una forchetta e poi mettiamo la carta argentata di sopra e dei fagioli oppure cesi e facciamo la cottura in bianco. La mettiamo in forno a 180 gradi già forno preriscaldato per 12-15 minuti.
Preparazione per la ganache o crema al cioccolato. Prendiamo la panna e il latte, li mettiamo in un pentolino e li portiamo in ebollizione. Appena portati in ebollizione, li mettiamo sul cioccolato e misceliamo bene bene in modo che si scioglie il cioccolato. Poi aggiungiamo il burro, l'uovo e lo zucchero, li misceliamo di nuovo e la facciamo riposare. Prendiamo l'impasto della pasta frolla già precotta e lo versiamo dentro. Prendiamo già la pasta frolla precotta con la cottura in bianco e gli versiamo sopra il liquido di cioccolato. Mettiamo alcune ciliegie senza nocciolo e la rimettiamo in forno per altri 5 minuti. La inforniamo a 140 gradi per 15 minuti, poi spegniamo il forno e la lasciamo per altri 20 minuti. E poi la serviamo fredda, la facciamo riposare e se al caso la mettiamo anche in frigorifero in modo che rassodi il cioccolato di sopra. Questo video sia stato di vostro gradimento. Ciao da Antonina Torte su YouTube, da Torte che fate il video su Facebook e su Google+ Antonina Torte. Ciao, al prossimo video, ciao amici!